Ecco, siamo arrivati a Sini e stiamo facendo la circumnavigazione dell'albero millenario. Ecco qua, bellissimo, stupendo. Chissà quanti metri di circonferenza saranno, eh? Chissà. Questo sarà 5 e 12 metri di circonferenza. Almeno, 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 perché chiaramente ci sono 5 metri, eh? Però ti ricordi quello che abbiamo visto da te? Era notevole, forse più grande. Lì. Un 15 metri ci Un sono. 15 metri buoni, guardate qui com'è scavato e come si inerpica in questi due tronconi, veramente. Sì, molto bello, ancora abbastanza rigoglioso. Bene, bene. E questo, siete orgogliosi di questo albero millenario? Tutti millenari. Ma questi sono tutti altri, vedete Anche quell'altro? questa fila che c'è qua, Sì. va fino in fondo là, no? Questi sono alberi che praticamente, storicamente, sono stati messi a dimora dai pisani, sicuramente. E quando avevamo subito la dominazione Genovese, pisana, no? ah, no, Perché? Perché in Sardegna veniva coltivato l'olivastro, cioè quello che fa le olive piccoline. E Paolilattino. che comunque, esatto, dappertutto. Non c'era la cultura dell'innesto. E i pisani portarono evidentemente degli innestatori esperti. Tant'è vero che nel dialetto sardo, se voi, tuttora, se voi andate in qualche paese a chiedere che mestiere fai tu, magari uno che fa gli innesti, dice Sulucchesu da Lucca, quindi La città. chiaramente Gli innestatori erano lucchesi. innestatori lucchesi portati dai Sì, pisani sì, sì, per. sì, sì. E questi sono pressa poco tutti dello stesso periodo. Poi questo è certificato, quindi c'è un dato scientifico che certifica appunto la data. Ma se voi osservate sono tutti pressappoco Tutte la stessa da questi dimensione. vede, quello è un terreno mio, sono tutti alberi, se volete vedere ce ne sono due che io non l'ho mai fatto esaminare, ma sicuramente venite, Andiamo, andiamo con lei, sì. tanto siete qua, siete No, camminatori? siamo camminatori, siamo diretti a Escovedo. Dove? Stiamo venendo da Gestori. Ah, quindi a Escovedo c'è l'altra tappa del cammino di Bonaria. Sì. Escovedo, Ausellus. Noi stiamo tracciando il cammino invece di tutti i paesi attorno alla Giara. Quindi i Intorno. 14 paesi, sì. Guardi, lei mi sta invitando a parlare di una cosa che io sento. Io sono sinese, sono nato qua tanti anni fa e ho vissuto qua fino all'età di 18 anni. Poi, motivi di lavoro, abito a Cagliari dal 70. Neanche 2 anni fa ho cercato di far capire. Io faccio trekking, ho iniziato con Mariano Balbina, poi insomma Sì, gente da esperta. 30 anni. E ho cercato di far capire che intorno alla Giara c'è un sentiero che, se tracciato, ha una visuale unica in tutta la Sardegna. E 2 anni fa ho fatto venire un tizio che fa queste cose qua, avevamo segnato, eccetera. Poi noi abbiamo un parco, si chiama il Parco di Crachera, Ecco, ho visto il segnale, che sì. se andate a vederlo vale la pena di farsi una passeggiatina di mezz'ora. Tra l'altro arrivate a 200 metri in macchina, quindi è solo un sentiero che supera il ruscello ed è un parco spettacolare, sembra una foresta incantata. Ci dobbiamo venire. Proprio c'è una casetta, tra l'altro, che si può eventualmente, se volete mangiare un boccone lì, potete anche fare il fuoco, stando attenti Ma ovviamente certo, beh, c'è il a periodo tutto che quello che si si va, fa. certo. E coinvolsi allora dei miei amici, ho detto: dai, che tracciamo un percorso sopra la Giara e sotto il ciglio della Giara, che è ancora più panoramico. Certo. Perché se noi facciamo un'immaginazione di fare il giro, il periplo proprio della Giara, solo, è una Una cosa cosa unica. 64 km. Noi stiamo facendo quello, vede? Quindi Bravissimi. Bravissimi. la vogliamo Io sarò ecco. sicuramente, io sono Mario Cao. Molto piacere, Don Ignazio. Mario Cao. Giuseppe.
E praticamente è un tracciato che può, in una zona depressa come questa, certo, un motivo per cui ma tutti salgono sulla Giara, ci siamo detti, no, noi vogliamo che prima tutti passino attorno ai paesi della Giara, perché la Giara, insomma, appartiene a questi paesi, allora, e bisogna valorizzare questi paesi. Una curiosità, lei dico sì, tutti, sì, 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 sì. Si vuole togliere una curiosità, noi abbiamo su Facebook, noi, l'ho fatto io. Va bene, ci serve, poi ci scambiamo. Forever. Se lei va su questo sito vediamolo. Allora, andiamo un po' all'ombra, perché qua all'ombra, andiamo, perché così vediamo. Sì, 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 sì. Abbiamo trovato la persona giusta nel posto giusto, al momento giusto. E adesso io sto... Ecco, Mario Cao ci sta facendo vedere il suo fazzoletto di terra dove ci sono tutti questi ulivi millenari. Ecco. Caspita, sì, sempre una cosa gigantesca qua. Vediamo un po'. Dobbiamo sapere che Mario Cao aveva già iniziato con l'idea di fare un cammino. Questi sono due ceppi e questi sicuramente sono dello stesso periodo. Vede che l'innesto è lì. Sì. Sono questi. Ecco, ecco, sì, tutto attorno sono questi alberi. È una fila che non c'è. Sì. Questa... Qui ha un po' di frutteto, vigna, vero? Ma c'ho tre filaretti di viti. Sì, di vite. Da tavola, io non abito a Cagliari purtroppo, quindi non... E quindi qua non viene... Posso venire, non posso seguirlo come vorrei, insomma. Benissimo, ci teniamo adesso in contatto, sarà un piacere poi quando... Adesso, ripeto, stiamo ancora testando noi. Da Gestri siamo... Voi state portando avanti un'idea che io ho caldeggiato. Chi fa i cammini vuol farli tutti, non vuole farne uno sì o uno no. Non bisogna essere gelosi quando si costruisce qualcosa insieme, di positivo. Insieme. Si fa insieme, via, non c'è problema. Ancora, arrivederla. Arrivederla. Arrivederci, grazie. Sentiamo, teniamoci in contatto. Ok, Mario. D'accordo. Arrivederci. Io farò presente anche ad Augusto e Rosanna. Sì, perfetto. Tanti saluti, fortuito. Anch'io i carabinieri borghese non li riconosco, eh. Guarda Peppino, trattorino di... Questo sì che è un bello, sì. Nasce proprio questo tipo di cosa. Cioè è evocato proprio per l'oliva, sì, e il mandorlo, sì, punto. Sì, e allora si spiega anche su Baisaba. L'olivastro, se lei va nel costone della Giara, eccetera, è pieno di olivastri. Che spesso la gente innesta e quindi fa diventare olive. O se no lascia così e diventano troncchi. Perché c'è il caldo, la temperatura è importante. Esatto. Per questo. Ma poi siamo protetti dai venti del nord, certo, perché la Giara copre. C'è in argento, arrivano i venti gelati d'inverno ed è protetto. Sì, questa parte.